Buongiorno per me. Vi avviso che tra 7,5 chilometri dobbiamo cambiare strada, da rimboccare la pedemontana e andare in direzione di questo paesello che lo spacciano per provincia di Varese, ma che secondo me è più vicino a tipo Domodossola / Gravellona Toce. Lontanissimi, villa qualcosa, non si sa, per andare da cena da Francesco Russo, che sicuro non cucinerà. Farà cucinare la sua povera donna e poi sarà tipo una cena bio vegan, due foglie di insalata, mezzo pomodoro, due cetrioli e quattro bacche di goji. Questa sarà la nostra cena. Adesso sicuro esce o un cervo o un cinghiale da questi boschi, come minimo. Guarda i numeri civici. 32. 91. Quindi 79 dalla tua parte. 79. Ecco, 79. Qua. 79. Ok. Allora, attenzione, io sorveglio questa casa. Entrate. La casella della posta ha subito un attacco. Ciao. No, io voglio suonare il campanello. Ma chi è? Cosa faccio? Vieni, aspetta, vieni. Ciao! Ma cosa c'hai? Vuole giocare? Non ho appena finito, è svenuta. Ciao! E tu chi sei? Kilian. Che bello che sei! Amore, ma c'hai un caldo, una miseria! Ciao, Papi Frank! Francesco Russo, portiere. Nato ad Angera il 23 dicembre del 1981. Nel 2004 approda in Svizzera a Chiasso. Con il Lugano scende in campo 167 volte. Ha giocato oltre 15.000 minuti tra le due squadre. Stato attuale, gioca poco, si allena tanto e fa il papi. Ciao! Ciao, che meraviglia di... Sì, ma sono tante qui, Vai, vai. Ciao! Serena, piacere. Naomi e? Eloisa. Ciao Eloisa, che bei nomi. Ti sei impegnato? Abbastanza. Allora, Naomi, Eloisa, Kilian, ma non siete quattro? E mamma. Ah, infatti dicevo, manca qualcuno. Mamma Tania. E io ti conosco ormai da vita e vita, però proprio così non ci siamo mai presentati. Dai, lasciateli stare. Prego. Guarda come siete numerosi. Permesso. Ah, qui c'è un'altra temperatura. Allora, io sono partita e ho detto, dunque, questa sera, conoscendo Frank, la cena sarà due foglie di insalata, mezzo pomodoro, quattro bacche di goji e... Quasi. Poi ho detto, magari non cucina lui. No, ha cucinato lui. Ho fatto tutto Tania, io mangio. Oh no. Oh no, oh no. Allora, non so se resisterà questo telefono sulla lavatrice. Che balla tutto. Allora, bene, nel senso che non è bella un piatto. Era un vino, potesse per cadere. Oddio, ci sei arrivata. Sapere, allora, pizzette del porco. Cosa sono del porco? Del porco, le classiche, io chiamo tutto del porco.
dopo le mie figlie te lo diranno. E dopo c'è un carpaccio arrotolato con dentro il Philadelphia con ti piace il porro? È giusto? Porro in voltini col Philadelphia, il porro tritato dentro e poi c'è una salsina con lo zenzero, allo zenzero da mettere sopra. Anche su questo involtino. Sì, interessante. Sempre. Se ti piacciono i gusti un po' così. Se non mi piacciono mi attacco al pero. Hai detto che mangiavi tutto. È vero. Insalata. Ecco, il contorno del carpaccio è una bella insalata. Allora, sappi che poi c'è un dolce squisito. Cavallo di cheesecake ai frutti di bosco, con i frutti di bosco. Tra l'altro una ricetta variata oggi che l'ha trovata un po' più entusiasmante, l'ho assaggiata prima. Tu hai fatto l'assaggiatore in tutto. Un ditino, sì. E poi sono andato a correre. Sei andato a correre. Con questo caldo. Ma sono andato a fare quei cani, già sudavo, ho fatto la sauna. Questo è quanto, caffè se lo desideri. Non lo bevi. Bene. Allora finisce lì. Finito lì. Ok, va bene. Premessa. Sì, meglio di quanto appunto le bacche di goji non ci sono. Cosa hai detto che è a zenzero? Non è allo zenzero. No, c'è dentro lo zenzero, ma in minima parte, è la carota e porro anche quello. Te l'ho detto, è zenzero. Lo zenzero serve solo per dare quello. Ok, no, ho detto giallo. Sembrano pacchettini di regalo. Che puoi condividere anche te. Sono le patatine con i nuggets. Patatine e nuggets. Ah, veramente? Sono sporcaccionate. No, io allora devo assaggiare sia il menù bimbi che il menù adulti. Cioè, non è che posso stare qui a guardare il piatto degli altri. Evviva! Sì, ma sì. Si fa con l'altro. No, noi siamo anacolici. Evviva! In... Ok. Non urlare! Che cos'è che si prova per primo? Allora, uno di uno. Uno. Mamma, di solito a me mi piace questa. Guarda che bel piattino. Oh. Hai fatto una spina, padre. Lo spinner, eh? Ah, è quello che gira. Tre, però. È vero, sì. Allora, cominciamo la pizzetta. Allora, adesso. Perché le chiama pizzette dei porci? No, come? Del porco. Ah, del porco. Perché? Papà chiama tutto del porco, giusto? Dimmi. Ah. Ma il porco non è una parolaccia. Si trova tre dita. Neanche porca cicca. Ah, porca cicca si può. Sì, però... amore. Mi fai troppo lontano. Papà è un po' monello con le parolacce. Parolacce. E poi mi vuole strappare la ciccia, tutte e due. La ciccia vi vuole strappare. Così? Ma dimmi, ma papà, io non ce l'ho la ciccia. Cosa vuoi strapparmi? Guardi la tua di ciccia. Me la tengo qui così papà non mi mangia più. Che se avesse la ciccia il papi andrebbe in crisi. Cosa farà il papi quando diventerà anziano e comincerà non diventerà mai anziano? Non diventerò mai anziano. No, questo invecchio non è che fa la tartaruga lui. Sarò un animale dopo, eh. Adesso mi sto limitando col calcio. Dopo vedo. Oh, si è tolto da solo. Non escludo una partecipazione a Mister Olimpia. Quando faranno una puntata di Ciao Darwin? Nonni palestrati contro nonni placidi. Arrivo. Strano, papi, quando non ci siamo noi vinci. Quando ci siamo perdi. Portate abbastanza sfida. No. Se no, quando tu vai alla partita noi non ti diciamo niente e ci andiamo, così vinci. Ma no. C'è stato un trend abbastanza negativo con la presenza della tua famiglia negli ultimi tempi.
Ma perché gioca male il papi? No, bene, lo aiuto io a fare l'allenamento. E perché perde? È vero, la Nomi mi aiuta. Perde a volte perché non si sente in forma. Perché papà si allena anche di notte. A casa. Non esiste del poco. Un... casa del poco. A casa, se allena, ti dico che tipo questo aneddoto. Questo è bello. Il giorno del matrimonio. Ah, la sera prima ovviamente sai, gli sposi non si vedono perché... Giusto. Il giorno dopo mi chiamano alle 11 forse. È difficile non vedersi, abitavamo così. Anche un po' tempo meno. Vabbè. Lei era andata dallo parrucchiere e mi ha chiamato. Io amore, è finito lo parrucchiere, adesso vado a casa. E io sì, sono sempre super serio di petto, ciao. Ero in palestra che mi sfondavo. Prima di sposarsi. Ah, sì. E poi me gli entrava la camicia, no? Cioè invece di solito c'è la gente che... non entra nella taglia per la butrisa. Allora, se non l'avevate ancora capito, Francesco Russo è un malato ossessionato da movimento fisico, palestra, tant'è che riesce addirittura ad andare a fare palestra tipo una mezz'ora prima di sposarsi. Tu hai fame? Tu hai fame? Adesso ti strappo un po' di pizza. Mettila! Malefico addirittura. Come malefica del film che ho io. Ti dico, però io è pazza. È matta? Hai una sorella matta? Un pochino. A volte quando giochiamo fa... comincia. Allora, hai visto quella foto lì? È storia. Quale? È storia, ah, tutta qua. Gliel'ho regalata Antoine, gli ho fatto Antoine. Il quadretto al compleanno. Era qua il giorno che ha... era col Milan. Andava via, ah sì. E poi lui, il mio papà, piange. E lei mi chiede sempre, ma papà... Si vede che piange quella veramente. Quella foto piangi veramente? Sì. Non mi fa piangere questa foto. È una bella foto del papà. Sì, molto bella. Invece quella anche alla tua destra, il gruppo Escape Room. Questo qui? Famiglia. Ah, grandissimo! Cicinotti, è Zulmo e noi. 4 siete, su 4 siete usciti. Riusciti? Ah, grandissimi. Siamo degli eroi. Allora, 10 punti alle bambine perché 1. Eloisa ha usato la parola malefico, quindi bravissima per il vocabolario 5 anni. E invece Naomi ha detto posso avere l'acqua, posso avere... Guarda, ha chiesto qualcosa, insomma, e poi ha aggiunto subito, per favore. Quindi, educate e colte. Brave bambine. Allora, io l'altra volta a Eleonora avevo chiesto se mi faceva una classifica dei posti, no? Più belli dove era stata. Allora, però, siccome tu ne hai vissuti talmente tanti di posti, ne devi scegliere uno solo. Chi è il top of the pop? Chi vince il primo premio? A me? Sì. Cava. Cava di Tirreno. Perché? Innanzitutto avevamo una casa che aprivi e c'era il mare. Vabbè, ma non vale. La gente poi. E quando c'è il mare io... ti esprimi al meglio. Poi avevamo una casa vecchissima, i proprietari avevano i cartelli appesi dei loro avi del 1800, una casa vecchissima però... fuori il balconcino con le viti. Avevamo tre balconcini, era spazzati i balconcini con le viti che ti mangiavamo mannavano. Fuori con l'uva che era di una bontà infinita e mangiavi lì, vedevi il tramonto, bellissimo. Poi la gente, è stata un'annata, uno degli ultimi campionati di qualità di quelle categorie, perché dopo un po' scemato, grande gruppo, bellissimo, quello lì è il top. Questa è il primo. Sì. E la posto zero chi c'è? Posto zero. Posto zero c'è Prosesto, qua nel milanese, e Alzana. Alzana era sempre in C1 nel bergamasco. Se la giocano loro due. Per la Prosesto forse un po' meglio per il gruppo che c'era. Perché conoscevo tanti ragazzi, avevo già avuto modo di avere esperienze prima insieme. Anche Alzano l'ho completamente da dimenticare. Capita. Sì. Anche perché mi sa che ne hai viste talmente tante che per forza...
Sono lì con la voglia di scrivere un libro. Che bello! Sì, lo vorrei scrivere perché la gente, sai, guarda sempre a Cristiano Ronaldo, a quanti soldi, e poi ci sono i poveri, io lo vorrei chiamare quelli i figli remano. Di un calcio minore, e spiegare tutti i retroscena di sti ragazzi, di quello che vivono. Ma riesci a scriverlo o hai bisogno che uno te lo scriva? Sicuramente uno che gli dà un'occhiata, però avrei tanto da scrivere. Gli argomenti non mancherebbero. Allora, se hai bisogno di qualcuno che ti scriva il libro, non chiedere a me, ma se vuoi una revisione, ci sto. Oh, assaggiamo. Guarda fuori bene. Bella la secondo me il sapore è ottimo, ti basta ancora di più. Sì. L'ha fatta. Il sapore è buono, più fredda era. Come dire da Conte, era meglio pure. Se l'avessi mettere al 100. Se l'avessi fatta ieri. Era meglio pure. Grazie. Se l'avessi. Però non lo conosco bene. Non lo mettiamo. Buone vacanze. Ma vedi un bacino, ragazze. No. Oh! Non mangiamo niente. Vediamo se riesco a tirare su. La mia schiena. Grazie. Di tutto tre. Io tre perché ero sopracciata. È giunta l'ora di cercare la strada di casa. E mo la vedo dura. Ciao, sono Pier Frank. Grazie. Buon rientro, grazie a voi. Ci vediamo al campo. Grazie. Ciao, alla prossima. Grazie. Abito vicino a Varese. Ah beh, allora ci mettiamo poco. Dopo 45 minuti lo stomaco però aveva qualcosa da ridire. Un ladro sarebbe scappato all'istante vedendo i due cagnoloni, ma noi siamo temerari. Presentarsi con il piccolino in braccio però non ha prezzo. Voto all'accoglienza 5. Parto con l'idea di una cena praticamente vegana e senza troppi sapori, ma vengo bellamente smentita e imparo anche un paio di novità da replicare. Il tocco di classe? Ovviamente l'ingrediente segreto dell'insalata. Voto al cibo, 5,5. Tre creature per casa, due cagnoloni, tante fotografie che raccontano storie di vita vissuta. In due piccole stanze è racchiusa tutta la bellezza di questa famiglia. Voto all'ambiente, 6. Ok Frank, sul menù non eri preparatissimo, ma hai una super donna che manca un polipo e in 448 ha sistemato tutti. Voto all'organizzazione, 5,5. Ciao!